di tutti i soci di Roma Ricerca Roma. Grazie davvero a tutte e a tutti. È stata una discussione molto densa di sollecitazione su tanti temi che ci aiuta, ma ci sfida anche, ci sfida a definire un'agenda di lavoro altrettanto densa. Noi speriamo di riuscire a corrispondere a tante aspettative. Forse ci riusciremo soprattutto se saremo bravi a rimanere in contatto, a attivare forme di lavoro comune con tanti interlocutori, anche come è stato segnalato, a proporre interpretazioni e visioni con linguaggi efficaci, non gergali, non disciplinari. A questo proposito, ci sono state alcune domande dai media che stiamo usando su come è possibile offrire un contributo in termini di contenuti. Ci fa molto piacere, naturalmente, si può fare ovviamente associandosi chi vuole o comunque scrivendo una mail e chiedendo di essere coinvolti in un gruppo di lavoro a partire dalla discussione dei capitoli, dei testi che abbiamo, a cui abbiamo già lavorato in tanti e che saranno un appuntamento periodico della nostra associazione, che saranno pubblicate sul sito. Questo può riguardare anche soggetti collettivi. Massimo Parnetto propone di coinvolgere anche associazioni come la sua, un coordinamento impegnato a difendere il parco di Monte Mario dalla cementificazione, e propone però la cosa interessante di valorizzare anche opportunità di pensare su scala europea, con scambi, collegamenti, con esperienze di attivismo e riflessività anche non a Roma. Indicava contatti con attori che hanno obiettivi analoghi a Parigi, sarebbe veramente una prospettiva interessante. E poi ci sono anche altre sollecitazioni di merito che ci fa piacere condividere brevemente con tutti. Piero Meogrossi di Italia Nostra ci richiama l'importanza per Roma delle identità storicizzate da rendere più partecipate. A questo proposito, quasi come una risposta, viene segnalata un'esperienza, credo, di attività collettive nella zona del Trullo sul tema dell'autoriconoscimento. Poi ci sono delle domande e osservazioni su uno snodo fondamentale, a me personalmente sta molto a cuore, che è il tema dell'amministrazione, che segnala una pista, una avenue di analisi e di ricerca. Flavia Piperno chiede: ma come si coinvolge l'amministrazione capitolina, i dipendenti, i dipartimenti in processi di questo tipo? Come si riduce la distanza fra ricerca militante e amministrazione corrente? È un bel modo, un bel linguaggio per dire. E c'è un commento che sembra una risposta non proprio ottimista da parte di Lidia Fei Lucianetti, una ricercatrice dell'Istat, che dice: sarebbe importante non solo dialogare con l'amministrazione, ma studiarla da dentro. Questa è una suggestione interessante, così come noi vogliamo studiare da dentro l'esperienza anche dell'auto-organizzazione sociale, può essere interessante studiare da dentro i processi di organizzazione amministrativa, perché ci sono meccanismi organizzativi formali e informali da cui può dipendere la qualità degli interventi. Certo, questo è difficile perché c'è resistenza delle amministrazioni, soprattutto, dice Livia, quelle municipali. È una sfida anche questa e noi vorremmo lavorarci. Un'altra segnalazione è proprio di tipo metodologica, da sociologo non potrei proprio essere indifferente. Viene da Aquilio Todini, dice: l'esplorazione narrativa è interessante, anche entusiasmante, ma dov'è la verifica quantitativa? Questo fa parte di un programma di lavoro, però in parte è già presente. Ad esempio, nella parte sulle mappe ci sono e ci saranno molte rappresentazioni che sono basate proprio su dati quantitativi. Mirella Di Giovane segnala un tema importante su cui ragionare anche nella prospettiva della finestra di opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la rivoluzione verde, transizione ecologica. Dice: dentro c'è potenzialmente anche un patto fra città e agricoltura, così come l'importanza anche segnala della rete di infrastrutture verde, multifunzionale e sociale. Infine, un'ultima segnalazione che dice che mi sembra si sia parlato di scuola, di cultura, ma non di scienza. Questo per noi invece è un argomento importante sul quale, come vedrete nel capitolo sulla cultura, lavoreremo. È una dimensione rilevante della città, però questo è veramente già nella nostra agenda.